E passiamo subito allora alla discussione. Prego, professor Ascheri, se, come dire, se riesce a tenere conto come Non... dire, dell'ora, va benissimo. Rapidissimo, rapidissimo. Anzi, pregherò dunque, due relazioni entrambe molto interessanti, mi pare molto studiate, sono ben addentro, quindi il giudizio generale è molto semplice perché è evidente. Direi tutte e due con delle solide premesse, sono molto diverse perché sono diversi i periodi considerati, la problematica, quella di Rissov, no? Ora comincio da questa perché è l'ultima, è la più fresca, per così dire. È naturalmente molto interessante e sarebbe interessante anche questa tenere presente, ecco, risolvere qualche caso comparativamente, tipo, non so, a Pisa mi pare c'è un atto importantissimo a fine 1000, 1080, una cosa del genere, in cui appunto questi magnati vengono presi, vengono... Le torri vengono messe sotto controllo e così via. Insomma, ci sono delle normative precoci a Pisa, poi c'è qualcosa a Genova nei primi del 1100. Le consiglierei, perché mi sembra che voi avete questa serie statutaria bellissima che richiama un po' quella di Volterra. Attenzione, io darei un po' un'occhiata perché qualcosa anche è edito di Volterra, se ben ricordo, dal Fumi. Quindi un'occhiata è bene darla. Interessantissimo, questo però non ci si può diffondere, poi tra di noi siamo tra specialisti, insomma, questo potere che il comune si arroga sul territorio, questo è potere pieno, è un problema che bisogna tener conto per chi così continua a negare questa potestà di tipo statale, insomma, no? È una potestà pubblica assoluta, cerca di essere potestà pubblica assoluta fin dove può arrivare perché i domini loci ovviamente hanno un potere contrattuale enorme. Viene molto bene, viene fuori molto bene appunto da questa relazione. Però la autocoscienza del comune è indubbiamente fondamentale e viene fuori precisamente. Tutti e due avete utilizzato, se ben ricordo, a un certo punto avete parlato di denunce, eccetera. Ecco, lì c'è una, vi segnalo, se già forse lo conoscerete, c'è un articolo importante di Treggiari in quel volume curato dalla Muzzarelli sulle denunce uscito da Biella pochi mesi fa, insomma, ecco, lì c'è perché lui inizia a parlare di Perugia, ma in realtà poi fa un discorso più ampio e dice: fate attenzione perché inquisizio è termine che viene usato. C'è l'accusa che lancia l'Inquisizio, non è che siano alternativi, come sempre, come di solito si semplifica, insomma, no? L'Inquisizio è poi l'attività del giudice, insomma, che però può avere origine anche da un'accusa, da una denunziatio, eccetera. Ecco, lì c'è una precisazione, vedrete all'inizio, con valorizzazione, se ben ricordo, di un vecchio articolo di Fiorelli che mi sembra sempre importante. L'altra cosa, ecco, per la procedura civile, che come abbiamo detto sulla giustizia c'è il libro di Diego Quaglioni, ci sono cose Pallerani molto importanti, eccetera. Dicevo, sulla giustizia civile, questo fascicolo di Quaderni storici del 99 ha ancora qualche interesse, perché era stato dedicato, se ben ricordo, proprio alla procedura civile. Ecco, quindi se potete dare un'occhiata può essere utile. Che altro dopo questo? Quel discorso che si è fatto importante, mi pare appunto chi l'ha fatto Andrea, quello sul Marco, quel discorso di Giuliani. Ecco, lì devo dire che sono stato vicino sia a lui che a Picardi, quindi ne abbiamo parlato varie volte. Quello del discorso assionomico, insomma, lì teorizzava un po', perché in effetti anche nella tradizione di diritto comune c'è questo che il giudice deve giudicare secundum allegata, vabbè, et probata. È chiaro.
Però al tempo stesso, questa è la flessibilità del diritto comune, al tempo stesso c'è anche il principio che il iudex potest supplere. E quindi, insomma, cioè, capite, ci sono delle cose interessanti, c'è un articolo interessante di Claudia Storti su questo, sulla equalitas in judicio. Ecco, quello è, credo che l'abbia lasciato soltanto come articolo, ma è da vedere. L'altra cosa, questo della contumacia è un problema naturalmente importantissimo che nel contesto imperiale regio di cui si parlava diventa fondamentale per quell'affermazione di questi diritti di difesa. Ecco, teniamo presente appunto che lì si parla di ordinamenti, siamo a parlare di impero, come Dante parla di, cioè è un modello ideale per il quale si vogliono affermare determinati valori. Poi nella prassi delle istituzioni locali naturalmente quello non succedeva, però quando si vuole fare un discorso generale bisogna dire quelle cose che Bartolo ha detto, e infatti ha avuto grande successo. Però ecco, queste discussioni, mi pare che lo stesso Marco l'abbia ricordato, attenzione al 200, perché Federico II, Pier delle Vigne, il processo di Lione 1245, quello processo fondamentale, di nuovo siamo lì veramente di nuovo a dei precedenti processuali che rimangono nella memoria delle istituzioni. Quello era un concilio di quella importanza, succedono certe cose, quindi bisogna tenere presente che questo è un episodio importante. E se naturalmente, se vuole intervenire, mi fa un piacere Diego se interviene per due minuti. È già prenotato il professor Quaglione. Ecco, quindi... è inutile che io mi metta a parlare della glossa di Bartolo quando abbiamo l'assoluto specialista presente. Ecco, io volevo fare presente, come ho già fatto presente in altra occasione, che questi fenomeni bisogna cercare di guardarli veramente sulla lunga durata, perché è vero che tante cose si dimenticano, però ci sono delle cose che le istituzioni le ricordano, perché queste dei concili, di questi processi eccetera, vengono ricordati. E come si potrà perdere il processo della strega? Questo si può anche perdere, però queste cose qui rimangono veramente molto impresse. E questo crimen lese maiestatis naturalmente poi diventa, con grazia a questi dibattiti, diventa il contrassegno della sovranità. Nel 300 Firenze a un certo punto si arroga il crimen lese maiestatis, perché si sente superiorem non reconnoscens, e io, se uno attenta al mio ordine pubblico, quello diventa suscettibile appunto di crimen lese maiestatis. Quindi, come c'era il crimen lese maiestatis divine, c'è il crimen lese maiestatis che le nostre repubbliche autolegittimantisi, come tutti gli stati si finiscono per autolegittimare a un certo punto e poi vengono riconosciuti. Prima bisogna affermarsi e poi si viene riconosciuti. È una cosa che viene fuori in questo modo. Mi sembra però che Marco e Rissov, come si chiama di nome? Aiuto. Nicola, ecco, e Nicola abbiano veramente fatto un gran lavoro. Mi dispiace solo di questa fretta, che mi sembra di mandare un telegramma, non sono abituato ai telegrammi, però... Abbiamo fatto anche, diciamo, il pre-telegramma prima. Ecco, fortunatamente avevo fatto un pre-telegramma che mi consente adesso di cedere tranquillamente la parola, perché i minuti sono proprio finiti. Ringraziando tutti per la pazienza, perché io ho dato qualche motivo ho chiesto la pazienza qualche volta, ma insomma è stata un'esperienza, mi sembra, molto importante. Complimenti veramente a tutti, grazie. Assolutamente, grazie a lei professore, che c'è stato praticamente sempre in questo e nel precedente apprendistato. Professore Diego Quaglioni, prego, poi facciamo un giro di risposte alla fine. Grazie, io intervengo innanzitutto per scusarmi perché non ho potuto assistere alla maggior parte dei vostri lavori. Purtroppo sono giorni di esami da queste parti. Ho finito nel
primo pomeriggio praticamente, e basta, insomma, sapete che cosa vuol dire. Ho sentito delle cose molto interessanti e soprattutto ho ascoltato con molto piacere quello che diceva Mario, che è fondamentale, la sua premessa è davvero una premessa fondamentale. Su questo terreno, in queste materie, occorre veramente, insomma, camminare, cercare sempre di camminare su un terreno sicuro e lasciare molto poco spazio alla fantasia. Occorre molto rigore e occorre uno sforzo di puntualizzazione, che in qualche caso, come dire, non siamo forse ancora in grado compiutamente di fare, ma insomma dobbiamo appoggiarci su ricerche importanti. Si è parlato molto delle clementine, bisogna ricordarcelo che cosa sono queste clementine. La dispendiosa, la sepe, nascono in concilio e cominciano a circolare molto prima che il Papa decida di fare una pubblicazione. Giovanni D'Andrea dice che erano pubblicate de facto ad un certo momento, ma Clemente V non era contento di quel testo, lo rielabora, va rielaborandolo per un paio d'anni, non riesce a pubblicarle, muore e la pubblicazione sarà fatta da Giovanni XXII, 3 anni dopo la morte del Papa. Il testo viene ampiamente rielaborato, modificato, e noi non conosciamo quel processo, o meglio, conosciamo qualcosa di quel processo. C'è un magnifico articolo di Stefan Kuttner, no? Nei Mélanges Tisserands, un articolo che risale al 64 e che riguarda proprio la sepe e il suo testo in the making, insomma, in trasformazione. Quindi bisogna stare molto attenti al modo con cui si forma questa parte di un corpo normativo e alle sue connessioni con gli eventi del momento, sia per quanto riguarda Enrico VII, sia per quanto riguarda gli sviluppi successivi. Castelli, lei ha ricordato molto opportunamente che Bartolo ha scritto la glossa ordinaria. Cioè, lui ha scritto la glossa, ha glossato quei testi e così facendo ne ha preparato l'incorporazione, che è l'aspetto più importante e decisivo. Non bisogna dimenticarsi che per più di 40 anni quella Costituzione, Quomodo in crimine lese majestatis procedatur, che siamo abituati a chiamare con l'incipit, insomma, con l'annessa declaratio, qui sint rebelles, sono state per più di 40 anni, insomma, nient'altro che extravaganti. Ad reprimendum è una extravagante, vale a dire, conserva intatta la sua forza come Costituzione imperiale, ma non ha la forza, l'autorità e l'autorevolezza che ha nel momento in cui diventa parte del corpus iuris, perché entra a far parte del corpus iuris, entrando a far parte del corpus iuris, entra a far parte del dominio del diritto comune. Certo, è importante ricordare che quel testo è centrale nella storia del delitto politico, no? È così. E questo ci aiuta forse a capire qualcosa di più di quel rapporto tra la dottrina, le dottrine di diritto comune, anche le dottrine processualistiche, e la prassi giudiziale e anche il mondo degli statuti e degli statutari. Io sono convinto un po' da sempre che il grande sviluppo, l'impetuoso sviluppo, soprattutto trecentesco, delle dottrine processualistiche, questa grande spinta alla scientizzazione del processo, come diceva appunto Giuliani, non sia
in gran parte, che una lotta quotidiana e continua e drammatica con il mondo dei giudici e il mondo degli statuti, un grande sforzo per vincolare, per limitare, per costringere il mondo dello statuto a diventare veramente quello che i dottori volevano, cioè oggetto di un'interpretazione passiva, no? Lo statuto che oggetto insomma di una grande spinta di tipo conformativo, Bartolo è stato giudice all'inizio della sua carriera, ha fatto l'assessore, è stato certamente anche accanto al giudice penale. La sua prima opera dottrinale è non a caso una questio disputata sullo statuto di Lucca. Lo statuto e la prassi giudiziale sono costantemente nei suoi, insomma, Mario Sebaldo dice che lui era molto minerens pratice, non è che avesse una mentalità insomma pragmatica, era preoccupato del mondo della prassi giudiziale, del mondo delle regole che il giudice giurava di osservare e di fare osservare, mentre nel contempo i dottori lo invitavano a conformarsi a principi e a regole più alte. E questo è il mondo, se volete anche il dramma, questo, ecco, del mondo giuridico del Medioevo maturo. E questa vicenda, la vicenda della non solo della drammatica promulgazione in un momento di grande conflitto politico della Costituzione ad reprimendo, ma soprattutto la vicenda della sua inserzione nel corpus iuris civilis, che significa circolazione a livello europeo, e questa è una vicenda veramente cruciale nella storia del processo tutto, direi, ecco, perché la distinzione così netta che noi facciamo tra civile e penale nel mondo medievale, insomma, è un po' più relativa, no? Ecco, volevo dire solo un'ultima parola su Giuliani. Giuliani è stato fondamentale per tanti di noi, lui e Picardi sono stati fondamentali, e effettivamente ha ragione Mario quando ricorda che il giudice aveva il potere di supplire. E normalmente, insomma, la distinzione secondo la quale il giudice supplisce nel diritto mentre il teste, cioè la parte, supplisce nel fatto è considerata come rigorosissima, mentre insomma in realtà le cose non stanno proprio così. Il fatto non è assunto spesso nello sviluppo della storia del processo, non è assunto dal contraddittorio fra le parti, ma è ricercato dal giudice con nuovi strumenti, appunto quelli che gli derivano dai progressi della scientizzazione, insomma, del diritto. Bartolo scrive un trattato sui testimoni, no? Che è quello che la nostra amica Susanne Lepsius poi ha pubblicato, no? Qualche anno fa, che è un primo tentativo, ecco, di mettere le mani nell'ordine dei giudizi, proprio nel senso in cui ne parla Giuliani, in un momento di passaggio dall'ordine dei giudizi al processo, che è una cosa che appartiene non solo alla modernità piena, ma appartiene anche a questo momento. Ecco. Insomma, sono materie molto belle da studiarsi, molto difficili da studiarsi. Auguri. Auguri a quelli che oggi ci lavorano. Grazie. E abbiamo prenotato Gabriele Bonomelli. Io direi questo. Gabriele Bonomelli, dottor Bonomelli, come dire, bene favella. Prima ha fatto le domande chilometriche. Lo invito a fare la domanda
un po' più breve. Se entro il tempo in cui parla qualcuno si presenta, gli do la parola. Se no, poi procediamo con le risposte. Sono le 8:05. Se fossimo nel Medioevo, ma forse anche nell'età moderna, anzi, senza forse, avremmo sentito i rintocchi. Sono le 8 e tutto va bene, noi andiamo avanti a oltranza perché lo strumento questo ci consente, però con dei limiti. Quindi vai Gabriele. Grazie, grazie Giovanni il Buono. Sì, io volevo fare due rapide integrazioni, chiamiamolo così, alla relazione di Marco, che saluto, che un po' non ci vediamo, sulla scia di quanto detto anche già il professor Quaglioni. Innanzitutto la prima sulla datazione di questi documenti, cioè la Sepe, soprattutto perché quello che ne sappiamo da Kuttner, è stata probabilmente scritta prima di questi avvenimenti di Enrico VII, quindi indipendentemente da quello, è stata poi pubblicata dopo, eccetera, eccetera. Però è importante dare anche risalto a quando è stato scritto un documento, quando è stato pubblicato e quanto diceva il professor Quaglioni sul lungo processo di pubblicazione della Sepe è la stessa cosa, e sulla sua validità giuridica immediata, la stessa cosa che capita anche per la Pastorale Scura, è un tema di cui mi sto occupando per il dottorato, e quindi è simile per quello, quindi è interessante. Quindi innanzitutto datazione, cioè quando è stato scritto. Poi la seconda cosa è, giustamente Marco hai parlato tanto di Enrico VII, di tutte le sue mosse giuridiche, diciamo, e militari, e è importante perché Enrico VII è stato proprio uno dei nodi di questa normatizzazione della procedura sommaria, che però è andata di pari passo con la normatizzazione anche della procedura di citazione extra territorium. Tu hai citato la Pastoralis, appunto. La Pastoralis parla sì della procedura sommaria, cioè del fatto che la sentenza non sia valida perché non si sono stati rispettati i diritti dell'accusato e non è stato fatto il processo come si doveva fare, ma soprattutto invalida la sentenza del 26 aprile del 13, sulla base del fatto che è stata fatta una citazione extra territorium che non aveva valore, e per Enrico VII aveva validità perché lui aveva in mente la Lex Rhodia ed era Dominus Mundi, ma che però in quel momento Clemente V giustamente dice non potevi farlo perché era fuori dal territorio dell'impero. Questa cosa, insieme a quello che hai detto tu della normatizzazione della procedura sommaria, va di pari passo lungo tutto il 300 e la ritroviamo, poi viene fuori un po' come un fiume carsico sempre. Adesso con Ludovico IV lui stesso dice a Giovanni XXII: tu mi continui a scomunicare, ma le tue citazioni non sono corrette, perché dice che si fanno in un altro modo. O la guerra degli otto santi, mi viene in mente gli ambasciatori fiorentini vanno a Avignone e gli dicono: tu papa hai fatto questo interdetto, ma l'interdetto non hai seguito le procedure di citazione della Pastorale Scura. E quindi ecco, è interessante mettere insieme questi aspetti. Enrico VII è stato importante non tanto solo per la procedura sommaria, quanto proprio per la normatizzazione della citazione. Ne parla poi anche anche Cino La Pistoia ci ha fatto una lunga questio sulla validità della citazione extra territorium. E ecco, è un po' quello che diceva prima il professor Ascheri sulla compenetrazione da un lato dal processo civile e processo penale. Sono due binari che si muovono insieme e che poi vanno appunto valutati insieme. Quindi però ecco, era soltanto due integrazioni veloci sulla Pastoralis, e ti ringrazio ancora per la tua relazione, che è stata molto interessante. No, grazie a te Gabriele, e lo dico, il dottor Bonomelli avrebbe dovuto in potenza partecipare perché era stato selezionato proprio per questo panel, poi non ha potuto, ma siamo contentissimi che abbia partecipato in questa forma. Allora, non ci sono altre prenotazioni, quindi do la parola prima a Marco Castelli, in breve, ma insomma penso che vorrei rispondere e sottolineare alcune cose, e poi a Nicola. Nicola, tu chiama me e io ti rimanderò in diretta. Vai Marco. Ok, ringrazio per la possibilità di risposta, che così mi permette anche di precisare alcune cose che avevo saltato nella presentazione, perché quando avevo visto che si era alle 7:02 ho detto corriamo, non mandiamo il PowerPoint e diciamo proprio le cose di base. Allora, sull'Inquisizio, comincio con il professor Ascheri, facevo riferimento essenzialmente a quanto scriveva Betti sull'Inquisizio Generalis e Specialis, messaggio
che appunto dedica all'ADA referendum di Bartolo. Poi allegata e probata, che è un tema che è uscito poi anche nel commento del professor Quaglioni, che trovo particolarmente interessante perché fa riferimento anche a quello che dicevo in conclusione sul concetto di verità nei diversi momenti, in quanto proprio il passaggio tra l'allegata, tra la possibilità del giudice di supplire in factum, invece l'allegata è provata, sia proprio grazie alla dottrina tomista che viene citata da Jacques Verrini quando nella sua questio in Domus Dictatoris. E quindi anche lì, secondo me, può essere interessante sul concetto di verità, sul concetto di inquisizione, su come ricercare la verità, il passaggio concettuale e la diffusione della dottrina scolastica. Non so se posso intervenire un attimo per dire che sono perfettamente d'accordo. Tommaso è dappertutto. Una volta mi è capitato di scrivere qualcosa usando l'espressione tomismo dei giuristi medievali. Purtroppo mi sono beccato di conseguenza l'accusa di essere un seguace di Leone XIII da parte di un francese molto fantasioso. Ecco, prestate attenzione. Però è così, Tommaso è dappertutto. Grazie, professor Quaglioni. Vai, continua Marco. Okay. Poi Picardi, Giuliani, passaggio da ordine giudiciorum e processo, proprio la parte che secondo me era molto interessante era la possibilità derogatoria del princeps, dal diritto civile, rispetto a qualcosa che era considerato come di diritto divino, perché ordo judicorum, ordo pacitandi in paradiso, cioè l'inizio proprio del tanto dello speculum di Durante quanto poi dei commenti del Poca Paglia, è proprio il diritto, la citazione, quindi ritorna anche quello, va da quello che diceva Gabriele, la citazione come elemento di diritto divino, di diritto naturale, e quindi si pone anche come limite al potere derogatorio dell'imperatore, del principe in generale. Sulla Clementina, sulla sepe in concilio, non so, io qui Kuttner, che stavo giusto mentre prima Gabriele parlava, stavo consultando, non so, mi sembra che non sia messa molto prima, perché comunque la sepe è stata sollecitata da Giovanni d'Andrea, quindi già circolava la dispendiosam, e poi lo stesso Giovanni d'Andrea nel suo commentario si presenta come causa impulsiva della sepe, pertanto non vedrei molto distante dal 1312, però 1312-1313, comunque ampiamente dopo il concilio di Vienne, e quindi più o meno nello stesso arco temporale copre anche l'intervento normativo di Enrico VII. Mi sembra che Kuttner dice 1313-1314, come, e dice anche più vicino a questa seconda data. Secondo me, scusate, Kuttner, io ricordo che fa 12-14, dice lui, mi pare, però potrebbe essere... Pare anche a me. 14, quindi, però sicuramente dopo Vienne, ma tutta quella roba lì che finisce nel Liber Septimus, cioè la metà non è di Vienne, cioè la Pastoralis. Scusate, ma la Tarrant non parla? Non l'ha ripresa quella questione? Jackie? Secondo me no, perché ne parla, solo... Non l'ho più seguita, però mi sembra impossibile fare lavorarci come ci ha lavorato lei senza ritornarci sopra. Jackie Tarrant. Secondo, a quanto ricordo, a quello che ho letto, poi Marco magari mi corregge, però Tarrant fa tutto il suo lavoro sulle Clementine, sulle Extravagantes, però si basa su quanto dice Kuttner. Secondo me quel tema qua del 12-14 è rimasta lì, ma è una cosa di cui parlano anche Müller nel Das Konzil von Vienne, mi pare, cita proprio Giovanni d'Andrea, che dice, ce l'ho qua sotto, item de quator, quei fatti erano in concilio. A Neur, mi raccomando, a Neur, perché Neur c'è ritornato sopra anche lui. Sì, e dice che erano appunto tutte state pubblicate in concilio, cioè dopo il concilio, ed è per questo che la loro validità giuridica è direttamente
legata al fatto che erano tutte state tutte decretali post-conciliari. Però nel 14 era troppo tardi per aspettare ancora, per quello hanno avuto validità immediata. Poi vi faccio. È stato interessante. Vai Marco, concludi. No, dicevo che ho trovato il passo di Kutner dove è data appunto la sepe. Dal 6 maggio 1312. Dal 6 maggio 1312 al marzo del 14. Sì, più probabilmente più vicino a questa seconda data, però comunque non è importante. Il tormo d'anni è sempre quello per questa discussione. Si può rinviare. Sì, sì, certo. Quello che è curioso è che Kutner non mette in relazione la sepe con la estravagante di Enrico VII. Ah, sì. Questo è un fatto curioso. Sì, però anche secondo me questo, perché come diceva lei stesso, prima dell'inserimento nell'undicesima collapso del Liber Parvum, era qualcosa, l'ante reprimendum, comunque di fortemente politico, quindi poteva essere messo più in relazione con la fattura di scura e tutta la descrizione della Romani Princeps, eccetera, più che con norme come la dispendiosam e la sepe, che si caratterizzavano e che erano probabilmente anche percepite dai contemporanei come un momento importante in cui il diritto canonico mostrava tutta la sua maturità, cominciando a normare degli aspetti altrimenti considerati della tradizione, se non anche del diritto divino. Cioè, mi sembra che sia molto commentato anche nella dottrina storico-giuridica, penso a Belda, sono molti interventi, Belda, Iniesta e Coretti, che sottolineano anche Marchisello, l'importanza di queste due normative come modifica dell'ordine iudiciarum percepita come tale dai contemporanei, mentre forse la del primendum era ancora più politica, vista come politica prima dell'intervento di Bartolo e l'inserimento nel Liber Parvum. E quindi mi è sembrato anche importante sottolineare quando Bartolo dice è cessata la causa impulsiva della legge, però non cessa la legge, questo gli giustifica il suo inserimento. Se riesci a concludere il fretta, così non sacrifichiamo Nicola. Sì, no, sì, mi scuso. Vai. Dico che sulla datazione l'unica cosa, perché tuttora c'è anche qualcuno che data la sepe al 1306, si trova ancora in giro questa vecchia datazione derivante dall'errore di trascrizione di Bonifacio VIII. Ma comunque il processo sommario, anche a chi riporta la sepe nel 1306, lo mette sempre in collegamento con la repressione della dissidenza, in quel caso templare. Quindi per giustificare anche il collegamento dissidenza, processo sommario, sulla quale si è tematizzato in queste ore, ma soprattutto in questi giorni, anche chi anticipa la sepe nel 1306 ne parla in relazione alla dissidenza, alla repressione della dissidenza. Grazie, mi scuso se sono stato molto breve prima. Bella discussione. Avevo visto 7-2, ho detto 2 minuti, e concludo il prima possibile. Siamo ancora a tutti per le indicazioni. Allora, per la questione dell'audio, il dottoressa mi ha già chiamato, se spegnete i vostri radio in modo che si senta bene la risposta. Vai Nicola. Sì, veramente due parole, io ringrazio tutte queste puntualizzazioni che sono fondamentali. D'altra parte ricordiamo solo che fra lo statuto cittadino e appunto le grandi categorie del diritto ci sono i giuristi, cioè sono i giuristi che interpretano lo statuto, perché quando io leggo giustamente querimonia si presuppone il rimando a qualcosa che gli statuti non chiariscono cosa sia, o quando si legge di Bellus, eccetera, eccetera. E però il giurista non è nemmeno una persona astratta dal suo tempo, ma ha un'identità sociale. Un'identità politica, voglio dire, chi sono i giuristi adesso in questo periodo? Sono i milites. Quindi saper normare, saper usare queste categorie, banalmente avere i libri di legge nel proprio inventario, perché si vede l'inventario, no, i libri di legge, diventa a un certo punto anche una sorta di vessillo politico. Ho cercato di mostrarvi come in un comune dove non c'è tutto il popolo, la fiorentina, no? La bolognese, questo gran popolone molto saldo, tuttavia ci sono comunque delle istanze che sono innanzitutto di cultura politica e che permettono a questo ceto
diciamo sconvolto, perché no, scisso, chi appartiene a un dominus loci, no? Chi all'alto, chi è di Ezzelino, chi è da Camino, eccetera, eccetera, ma concorde nel trovare un centro di gravità proprio in questa cultura politica, che in questo caso è il diritto. Quindi spero di aver, ecco, offerto un esempio, come dire, un esempio pregnante. Vi ringrazio e vi auguro una buona serata. No, grazie a te Nicola, meno male che siamo riusciti a risolvere, a ovviare, ecco, queste questioni tecniche, perché non ci siamo persi niente. Abbiamo avuto una bellissima discussione anche per l'ultimo panel, e anche se siamo andati un po' a oltranza, abbiamo stabilito un nuovo record, già martedì eravamo arrivati alle 8 di sera, ci eravamo ripromessi di non arrivarci più. Posso due parole proprio? Due, professore, due. Per concludere, compiglio imperiale, no, c'è questa fortissima dialettica tra diritto dotto, gestito dai giuristi, e il diritto locale. E il diritto locale ne combina, come diceva Diego, di tutti i colori. Ecco, io nel 200 già tu trovi, se ben ricordo, ci trovano i testi, forse Rison, questi ce lo dicono loro che trafficano ora, io da un po' che non li vedo, questi del 200, non so. Il contumace confessus abetur, ragazzi, altro che citazione, tu non ti presenti, sei confessus, arriviamo a questi punti, altro che diritti naturali di difesa, capito? Quindi questo problema dei limiti della sovranità non ci sono solo per l'imperatore. Quando Bartolo parla a suocera o a figlia, perché suocera intenda anche, naturalmente, come giustamente dicevi. Altro, rapidissimo. Dunque, ecco, questa storia delle bolle è naturalmente, non è importante solo per queste, ovviamente, no? Pensate che viene presa, visto che abbiamo parlato di stregoneria, super illius specula, è una bolla che viene ritenuta fondamentale di Giovanni XXII sulla stregoneria, la quale poi non ha avuto però nessuna inserzione, neppure nell'Extravagantes. È una bolla che conoscono più gli storici che non gli inquisitori del 3-400, capito? Cioè bisogna fare molto attenzione alla storia dei testi, perché altrimenti si possono prendere delle cantonate enormi. Quindi mi sembra che questa sia stata una opportunità importante per sottolineare che il rapporto tra giuristi, storici giuristi e storici delle istituzioni, società, eccetera, devono avere una maggiore integrazione ancora. Credo che con Diego e dai pochi altri si sia fatto un gran lavoro, pochi, intendiamoci, però c'è ancora da fare, perché sulle categorie, eccetera, ecco, indubbiamente lo storico non giurista finisce per usarle con una facilità a volte che ovviamente c'è un po' il paradosso, no? Di una capacità di analisi, non so, lo storico non giurista ti analizza un catasto come fosse con una ricchezza di precisione, di analisi e di cura analitica, e poi invece nell'uso delle categorie, di alcune categorie formanti, importanti, che ti guidano, finiscono invece per essere un po', no? E quindi bisogna, questo problema indubbiamente lo abbiamo, ma credo che sia un problema anche di manuali. Ecco, i manuali lì bisogna forse fare qualcosa di più integrato, ecco, perché noi abbiamo alcune cose che per la storiografia giuridica sono pacifiche, e invece, ecco, nella storia mi sono venute prima, mentre parlavi, non mi ricordo chi, mi sono venute in mente le lettere arbitrarie studiate ad esempio da Cortese, ti ricordi, Diego, no? Ecco, anche lì ti fa vedere un mondo, questo arbitrium che veniva attribuito con questi diplomi, Angioini, insomma, è un, abbiamo bisogno
e anche di separare questa dicotomia un po' che c'è nella ricerca sul regnum e sul mondo comunale, di origine comunale, centro-settentrionale, perché la cultura giuridica è quella, è inutile far finta. E come diceva appunto Domenico Maffei, che tu ricordi giustamente bene, c'era quel rapporto che oggi, no, cioè è cambiato anche il mondo. Napoli-Marsiglia era un viaggio normale per Napoli-Marsiglia, Napoli-Genova, Marsiglia, Avignone, era una cosa di ordinaria amministrazione, e invece ti pare Roma e Civitavecchia, eccetera. Insomma, questo per dire che questi incontri sono importanti, perché in questo modo bisogna trovare il modo forse di renderli un po' più ancora snelli e con maggiore fruibilità, però insomma sono cose molto importanti. Io quindi ringrazio molto, auguro buona cena, buon weekend, evitare il virus, e che altro si può dire, andiamo a bere qualcosa di buono, insomma. Sarebbe bello poterlo fare tutti insieme come eravamo soliti farlo. Esatto. Però, 2021. Devo dire che questo è un precedente grave, però, perché senza spendere si può fare veramente tanto. Questo ringraziamo tutti, perché così è stato possibile fare la nostra settimana di lavori, ed è stato bello, veramente. Tutti noi organizzatori penso di poter esprimere l'opinione di tutti, è stato bello, è stato intenso, ma non è stato pesante. Nessuna di queste giornate concluse si tardi ci ha veramente sfiancato. Abbiamo risparmiato anche le mattine, ovviamente, magari per recuperare qualche ora di sonno o per andare in archivio, in biblioteca, i fortunati. E che dire, quindi facciamo dei brevi ringraziamenti. Allora, ringraziamenti a Marco e Nicola, professor Ascheri per il pane, grazie al professor Quaglioni per esserci stato, perché vuol dire abbiamo avuto un secondo battitore libero, professor Ascheri, battitore libero di tutta la settimana. No, professor... beh, io giravo, no, faccio così. Esatto. Io giro. Grazie. Quindi, di cuore, il professor Quaglioni lo ringrazio e lo annoveriamo da quest'anno tra gli amici dell'apprendistato con veramente molto volentieri. E come dire, sarebbe arduo fare l'elenco di tutti quelli che hanno partecipato, non lo facciamo. Ringraziamo tutti i relatori, tutti gli studiosi che hanno partecipato in qualità di membri della tavola rotonda, moderatore, professor Longo, che ci ha dato una mano e ci ha seguito. Ringrazio tutti i key lecturer, i discussant, i nostri professori che ci hanno seguito. C'è ancora il professor Marini collegato, mi sembra. Ringraziamo la professoressa Capo, la professoressa Ait, che era collegata prima, la professoressa Esposito, la professoressa Frova, che sono passate durante la settimana, la professoressa Plebani, Antonio Musarra, che è qui, Andrea Fara anche, che è stato presente anche lui, esami permettendo, ma ci ha mandato saluti e congratulazioni sempre. E ringraziamo il direttore, il professor Lettieri, che ha partecipato a tutti i lavori della tavola rotonda fino alla fine, anche intervenendo, al professor Beta, che anche lui si è fermato praticamente tutto il pomeriggio con noi, e questo è importante perché avere il sostegno del dottorato del dipartimento per noi è soddisfacente, e come dire, ci fa capire che in qualche maniera non facciamo una cosa soltanto noi sei per divertirci, che comunque la facciamo e la faremo in ogni caso. E che dire, faremo sapere per la pubblicazione degli atti a tempo debito in che forma, perché qui i numeri di quest'anno sono un po' più ampi e quindi dovremo un attimo fare una pensata, anche insieme, diciamo, a chi di solito ci consente la pubblicazione, e anche i nostri docenti per consigli. E che dire ancora, per la registrazione dei nostri lavori manderemo una mail per chiedere le autorizzazioni a brevissimo. Io penso che in realtà quasi tutti ci saranno più che generosi nel concedere, insomma, anche perché non è successo poi niente di strano. Belle discussioni partecipate, sarebbe un peccato perderle. E ringraziamo tutti noi sei, se gli altri cinque colleghi, Giovanni, Andrea, Davide, Francesco e Claudia. Claudia, non so se si è poi scollegata, se no la ringraziamo.
ti è scollegata. Allora ringraziamo Claudia Bischetti che, come dire, è comunque per noi, da quando ha iniziato a darci una mano per organizzare questa settimana di studi, un membro del nostro comitato scientifico. La ringraziamo perché parlando ci ha rappresentati, ha rappresentato appunto il curriculum di storia medievale. E se mi sono dimenticato qualcosa, ditela voi, salutiamo, direi. Che i video dovrebbero essere pubblicati, scriveremo a tutti, come ha detto Giovanni, per l'autorizzazione alla pubblicazione in video. Verranno pubblicati sulla nostra pagina di Facebook, quindi se volete trovarli, seguirli, trovate lì, altrimenti potete farci richiesta via mail di parti interventi. Dopo che saranno pubblicate, in modo di sapere quali saranno, no? Pubblicati, esatto. Sì e no. Comunque faremo il nostro canale YouTube, questo diciamo l'abbiamo praticamente detto, quindi c'è anche il canale Dipartimento, quindi ci appoggeremo magari in prima istanza lì. Ringraziamo gli studenti che con molta fatica ci hanno seguito e che dovranno fare le azioni. Rinnoviamo anche l'invito a tutti i relatori e ai discuss e professori di che se vogliono possono mettersi in contatto con noi per avere i contatti dei vari relatori o degli altri, perché ci sono state molte cose che non sono ovviamente essere comprese all'interno della discussione e che di solito venivano portate a cena. Quest'anno a cena non ci siamo potuti andare. L'incontro c'è stato comunque, è comunque stato un incontro abbastanza umano, ma con i mezzi che abbiamo a disposizione forse riusciamo a renderlo ancora più umano. Per cui, se volete, potete scriverci al Medal Pedistato, noi vi mettiamo tutti in contatto fra di voi. In fondo questo è l'apprendistato, no? Se no nient'altro che creare il network. Penso che questo messaggio vada la pena di farlo anche in inglese. Sì. Per gli studenti. As I said before, but I know how many of them... Oh, prego, as I said before, I repeat it again, as I said before, that in the case you need or you want us to stay in touch with every one of the discussant, professor, keynote lecturer, or simply speakers, or someone from the public, they can just write to us, no, send a mail, and we will put you in contact with everyone you desire. This is maybe the aim of the apprendistato, no, nothing more and nothing less, that create a network between all the young and not only young, but less young, if you want, researcher in Italy and Europe. Thank you. Perfetto, no, un grazie speciale ai nostri partecipanti stranieri che hanno seguito con molta pazienza e dedizione. Buonasera a tutti, ci salutiamo e speriamo di rivederci presto e di organizzare altre cose.